Puntata speciale di Polifemo. Siamo a Roma, dinanzi al Ministero per lo Sviluppo Economico, per il vertice tra il ministro Giorgetti ed i sindacati. Si chiedono risposte precise circa il piano industriale, l'occupazione, la sicurezza, la tutela dell'ambiente e della salute. Inoltre è stato organizzato un presidio di lavoratori. Ecco le aspettative di vari rappresentanti di USB locali e nazionali in attesa appunto di questo incontro. Iniziamo da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB. Siamo qui per ribadire al Ministero quella che è la nostra posizione. Non ci può essere nessun ragionamento serio se il governo continua a finanziare una multinazionale, un amministratore delegato che continuano a imperversare negativamente sulle sorti di una comunità intera. Prova ne è l'ultima dichiarazione da parte di ArcelorMittal di aver praticamente quasi speso i 400 milioni di euro. E questa è la cosa assurda. Ci troviamo di fronte al fatto che il governo ufficialmente è già entrato, Arcelor continua a fare contestazioni disciplinari, discriminatorie, licenziando i lavoratori e oggi, come dire, siamo qui con il governo che dovrebbe annunciarci, come dire, il da farsi rispetto a quella che sarà la decisione del Consiglio di Stato, che è attesa nelle prossime settimane. Si spera in qualcosa di buono quest'oggi? Noi nel progetto che il governo ha presentato, in tutta onestà, non ci crediamo, semplicemente perché sia la tempistica, ma anche, come dire, tutto quello che ci hanno raccontato non è supportato né da documenti, non sono stati fatti neanche gli studi di fattibilità. Sembrano più spot elettorali che tendono a spostare in avanti la data della risoluzione del problema, che si risolverà automaticamente fra qualche settimana, probabilmente fra qualche anno, con un'azienda che sta piano piano, come dire, morendo. Con l'aggravante che all'interno ci sono migliaia di lavoratori che stanno in cassa integrazione e chi ci lavora, purtroppo, quei pochi che ci lavorano, rischiano continuamente la vita, come dimostrato dagli ultimi incidenti avvenuti negli ultimi mesi. Nel pomeriggio alle 18 di stasera la nostra amministratrice delegata, la dottoressa Morselli, terrà un master all'Università di Pisa da cui titolo è Come ti massacro la classe operaia, perché quello sta avvenendo da quando Lucia Morselli è diventata amministratrice dei lavoratori. La solidarietà va a Riccardo e a quelle decine di lavoratori come gli ultimi tre delle CCO licenziati ingiustamente. Lo schema è sempre è lo stesso. Non faccio le attività, non spendo i soldi di manutenzione e do la colpa ai lavoratori. E questo è lo schema che da troppo tempo va avanti in quella fabbrica. Al governo abbiamo più volte ribadito che se vuole fare un ragionamento serio per quanto riguarda Ilva di Taranto deve partire dalle necessità del territorio, deve mettere al centro le persone, deve mettere al centro i lavoratori. Un ragionamento serio si può fare solamente allontanando la multinazionale e l'amministratrice delegata da quel tavolo. In questi giorni abbiamo scoperto che il governo, quindi con la nuova società Acciaierie d'Italia, ha finanziato 400 milioni. Il braccio destro della Morselli ci ha comunicato che i 400 milioni sono praticamente quasi finiti. È questo che sta capitando all'Ilva oramai da anni, che è un po' la storia di Alitalia, degli ultimi 15 anni di Alitalia. Quindi compagni, noi saremo oggi sopra a ribadire quelle che sono le nostre posizioni, il rispetto dei diritti, che si difendono sempre i diritti dei lavoratori, a prescindere, il rispetto del diritto d'opinione, il rispetto alla democrazia, il rispetto alla libera scelta di adesione all'organizzazione sindacale, perché anche quello viene messo in dubbio all'interno di quella fabbrica e di quell'azienda. Quindi oggi saremo sopra e continueremo a ribadire il nostro no e il 22, come ha anticipato Ciccio, noi saremo qui con i compagni dall'Italia a manifestare, perché queste crisi, come dire, non devono essere crisi isolate, la divisione diventa la loro forza, noi invece vogliamo stare insieme con tutti quelli che ci credono veramente e con tutti quelli che al governo hanno il coraggio di dire la verità e non di fare le belle statuine al tavolo. Grazie.
Beh, oggi siamo qui davanti al Mise perché c'è l'ennesimo incontro convocato da Giorgetti sulla questione di ArcelorMittal. Noi ci aspettiamo innanzitutto un impegno per la riassunzione di Riccardo Cristello, ingiustamente licenziato. E dopodiché ci aspettiamo che finalmente si affronti il nodo della salvaguardia ambientale e della salvaguardia occupazionale. Ormai sono troppi anni che questa tiritera va avanti, non abbiamo chiesto, secondo noi, solo un gestore pubblico, quindi la presa in carico piena e non una falsa nazionalizzazione, può dare queste risposte. Taranto ha bisogno di futuro e futuro significa occupazione e ambiente. I lavoratori dell'Ilva sono venuti con noi in piazza il 28 aprile, il giorno in cui siamo riusciti ad arrivare sotto Palazzo Chigi. È stata una cosa eccezionale e oggi lo restituiamo e siamo pronti a restituire sempre. E buongiorno, e oggi siamo qui con l'Ilva per dimostrare la nostra solidarietà. E giorni addietro i lavoratori dell'Ilva sono stati con noi e ci hanno supportato in alcune manifestazioni e oggi siamo qui per dimostrare la stessa vicinanza. E all'Italia Ilva oggi sono le due vertenze più grandi che il governo si trova ad affrontare e sono i due piani di sviluppo che devono essere presi in considerazione dal governo. E invece continuiamo a non avere risposte, continuiamo ad avere problemi anche con le famiglie, quindi siamo qui oggi in solidarietà con i lavori dell'Ilva per chiedere una risoluzione di tutte queste due vertenze. Grazie. E mi rivolgo anche all'altra organizzazione, che quando si permette alle aziende di fare queste cose si pagano e si pagano a lungo. E si permette, e questo è un lavoratore per cui la Morselli deve chiedere scusa per quello che ha fatto, e siamo qua al supporto. Il 22 maggio c'è una grande manifestazione a Roma, il tema della salute, il tema della pandemia, il tema di come si esce dalla pandemia, deve vedere il lavoro, dalla pandemia si esce con la ricchezza e con il lavoro. Bisognerebbe avere un governo e ministri capaci. Vediamo quello che succede oggi, non siamo ottimisti, ma loro hanno un problema, noi non siamo disposti a mollare e terremo duro ancora a lungo. Grazie. Allora, oggi siamo qua intanto come organizzazione perché questa è una delle vertenze più importanti del paese e che ovviamente USB segue insieme a Francesco, insieme a Sasha ai massimi livelli. Siamo qua anche in rappresentanza di Alitalia, cioè di quei lavoratori che oggi una parte di loro verrà qua non per dare tanto sostegno o solidarietà ai lavoratori dell'Ilva, non solo quello, ma soprattutto perché il tema del lavoro, dell'ambiente, del futuro è un tema che dovrebbe unificare le lotte e dovrebbe mettere insieme la necessità di rimettere al centro di questo paese il lavoro, non le casse integrazioni, non l'impoverimento del territorio, l'inquinamento ambientale, ma il lavoro. Questo è il motivo per cui oggi siamo qua. Chi accompagna quel processo in cui si chiede a questo governo di intervenire affinché vada avanti il piano, come indicato, di immissione di denaro pubblico nelle casse di ArcelorMittal? E anche oggi qualcuno lo chiede, perché c'è qualcuno qui che sta provando a chiedere a questo governo di intervenire, di accompagnare una situazione che oggi vuole dare risposte soltanto alla multinazionale e non dà alcuna risposta alla città di Taranto, non dà la risposta alla sua cittadinanza. USB pone un elemento preciso: che il concetto di fabbrica vada superato nell'idea che il modello di sviluppo economico deve essere un modello diverso, che parta dalla città, che parta dal dialogo con gli enti locali, che parta come è avvenuto altrove, come è avvenuto a Trieste, come è avvenuto a Genova, che ci sia un accordo di programma che indichi la strada come superare l'elemento delle fonti inquinanti. Perché al centro questa è la partita di fondo, perché qualcuno
qualcuno l'ha capito o no che se diamo i soldi in mano alla multinazionale l'elemento messo al centro è il profitto e non la salute, è il profitto e Taranto sparisce. Qualcuno l'ha capito o no? Quale contraddizione sta accompagnando? Ma oggi siamo qua perché il governo dovrebbe iniziare a dirci qualcosa su quelle intanto che sono le loro decisioni sul quadro industriale per lo stabilimento. Noi abbiamo posto dei temi precisi, dei temi che ovviamente riguardano non come rispondere oggi ad ArcelorMittal, ma come si danno le risposte intanto a Taranto. A noi sembra che questo governo abbia deciso di essere asservito alla multinazionale, abbia deciso di essere asservito a logiche che guardano ad interessi che non sono quelli della città. Noi siamo qui perché forse è il caso di iniziare a parlare di nazionalizzazione di questa azienda, di chiusura di tutte le fonti inquinanti. Siamo qui perché pretendiamo risposte, vogliamo chiarezza. Oggi le chiarezze, secondo noi, intanto non le sta dando il governo. La fabbrica continua a essere una fabbrica che cade a pezzi e questo gruppo dirigente, quello di ArcelorMittal, continua a essere molto arrogante nei confronti dei lavoratori, continuando a licenziare e continua la repressione dentro l'azienda. Questo governo deve rispondere se sta dalla parte dei lavoratori, se sta dalla parte dei cittadini o se sta dalla parte della multinazionale. Il governo deve scegliere da che parte stare. Diciamo che come sempre si sono dimostrati molto solidali per il mio problema, anche se oggi qui al Mise probabilmente non si parlerà dei licenziamenti, anche se il sindacato USB cercherà di mettere come primo punto il licenziamento non solo mio ma anche degli altri colleghi avvenuto in questi ultimi giorni. Ringrazio sempre sentitamente per tutto quello che hanno fatto e hanno detto nei miei confronti e nei colleghi che sono stati licenziati. Vattene via! Vattene via, Morselli, vattene via, vattene via, Morselli, vattene via, vattene via, Morselli, vattene via. Taranto non ti vuole né a te e né al dottor Arturo Ferrucci. E mi fermo al dottore. Oggi siamo qui a Roma sotto il ministero per questa vertenza Ilva che dura ormai da anni. Anche per noi lavoratori in Vina S questa storia mi sa proprio veramente di una tragica storia da 2 anni e mezzo. Vediamo che fine faremo noi lavoratori, perché usciti fuori da quella fabbrica già da 2 anni e mezzo non si sa il nostro futuro. Sicuramente il nostro futuro con questa azienda non ha nessuna speranza, anzi bisogna andare subito via da Taranto. Un incontro interlocutorio, inconcludente. Molti gli annunci e zero fatti, impegni fumosi solo per prendere tempo. E questa la sintesi, il giudizio di Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB, a proposito dell'incontro odierno con il ministro per lo sviluppo economico Giorgetti. Anche perché, come avrete capito, non c'è nulla non c'è nessuna novità. Ma hai abbandonato il tavolo? Vai! No. Abbiamo rotto testate. No. Noi abbiamo confermato integralmente le nostre posizioni dicendo che tutto quello che sta avvenendo è surreale, con l'aggravante che poi sta avvenendo adesso con la multinazionale che sta usando i soldi dello Stato per minacciare, zittire, licenziare i lavoratori, non fare le attività, tra l'altro continuando a mentire. Ci hanno detto che loro sono al corrente e prendono appunti tutte le denunce che stiamo facendo, ma che bisogna aspettare, come dire, almeno una ventina di giorni
rispetto a quello che il Consiglio di Stato dirà, per vedere se il progetto, come dire, deve essere ricalibrato, deve andare avanti. Noi in realtà gli avevamo chiesto, fate un primo intervento, esautorate la multinazionale e l'amministratore delegato, perché non ci sono più le condizioni. Tant'è vero che oggi, tra l'altro, sta richiesta fatta da noi in maniera chiara è stata anche toccata dalle altre organizzazioni, quindi diamo atto che pure loro si sono convinti che così non si può andare avanti. Però anche là non c'è stata una risposta, sono stati una serie di vedremo, aspettiamo un po' di tempo, avete ragione, il progetto è serio. L'unica cosa, diciamo, degna di nota è che a un certo punto il ministro dice valuteremo insieme al socio però la possibilità di metterci subito la differenza dei soldi per diventare quota di maggioranza. Che paradosso adesso che noi ci mettiamo i soldi, ma la gestione è ancora di Arcelormittal. Sulla questione licenziamento io gli ho raccontato una cosa, gli ho detto chiaramente Riccardo è qua sotto, è un po' il simbolo di tutte le ingiustizie. Ma il paradosso è, gli ho detto, se io vi potessi far ascoltare la telefonata ricevuta l'altra sera di uno dei lavoratori sospesi, probabilmente che verrà licenziato, il lavoratore a un certo punto diceva la mia unica colpa, la nostra unica colpa è quella di non essere morti quel giorno. Che paradosso è quello, no? Quei lavoratori che sono stati, che hanno avuto il provvedimento disciplinare con preavviso di espulsione, uno tra l'altro è già stato licenziato, sono quelli che sulla linea hanno rischiato la vita quel giorno. Quindi abbiamo detto al ministro, cioè fateci capire che dobbiamo fare. Se non denuncio e succede il fatto, l'azienda, come dire, mi licenzia perché ero a conoscenza del suo intervento. Se denuncio interviene una spesa, l'azienda mi licenzia perché la condizione è questa. E voi avete responsabilità, visto che tra l'altro adesso state anche nella società. Abbiamo chiesto di avviare subito un confronto con Bernabé, perché queste per noi sono la prima cosa da fare, vi abbiamo detto in maniera chiara, è mettere fuori da Morselli e ArcelorMittal e aprire una discussione vera, chiarendo che bisogna fare tutto un ragionamento sulle misure di sostegno che mettiamo in campo, visto che oggi il Ministero ha parlato di esubero in maniera chiara, cioè al netto dei 1.500 di AS, degli altri esuberi quantificati in almeno 3.000 della platea attualmente ArcelorMittal. Quindi noi abbiamo detto anche su questo. Praticamente loro stanno facendo quello che Mittal ha chiesto. In pratica sì, perché secondo loro quel progetto di transizione, noi ne siamo coscienti, è lungo. Noi abbiamo detto che okay, noi non ci crediamo al progetto, fai quello che vuoi, metti in sicurezza tutti i lavoratori prima. Tant'è vero che Orlando ha fatto un intervento dicendo che ci sono stati contatti con la Regione Puglia per la questione degli RPU e quindi c'è una fase di trattativa avanzata tra i ministeri e la Regione Puglia. E io poi l'ho rimarcata, l'ho ripresa con l'accusa dicendo quali sono i ragionamenti che dobbiamo fare, cioè partiamo dalle esigenze delle persone, del territorio, dei lavoratori e non dalle esigenze della multinazionale a cui hai dato 400 milioni e nel giro praticamente di 20 giorni si sono bruciati pure i soldi. Quindi questo è, però la dico così, un incontro in cui non ci si è detto praticamente nulla, deludente, inconcludente, e la paura è, lo dico in tutta onestà, che il governo sia in una fase d'attesa e purtroppo, come dire, cosciente del fatto che la multinazionale Arcelor continuano ad alzare i toni, probabilmente perché, non lo so, forse è una strategia che hanno condiviso, non lo so, a parole dicono che non accettano gli atteggiamenti di Arcelor, nei fatti però stanno finanziando questi atteggiamenti con i soldi nostri, perché poi questo è paradosso. Vabbè. E concludiamo il nostro speciale Polifemo con le valutazioni di Sascha Colautti, componente nazionale esecutivo USB Industria, relativamente al vertice con Giorgetti. Ma oggi, mentre noi ci aspettavamo l'ennesimo incontro interlocutorio, l'incontro è stato invece inconcludente. Il governo si è ripresentato nuovamente senza portare alcun elemento di fondo e di certezza per quanto riguarda il futuro dello stabilimento e dei lavoratori e dei posti di lavoro. Anzi, sono subentrati alcuni elementi anche di preoccupazione, perché c'è stato un primo accenno alla gestione
anche di occupazione in termini di esubero. Ovviamente il tema diventa quello di capire quale sia il percorso che abbiamo davanti e come l'azienda sta provando a determinare anche nei confronti del governo una pressione continua che è quella che si sta vivendo anche in fabbrica attraverso le pressioni e la vessazione. USB ha posto un tema molto chiaro che è quello del percorso. Noi vogliamo capire oggi qual è il cronoprogramma che arriva a una soluzione per questa vicenda che sappiamo non essere affatto corta, e vogliamo capire quali sono gli strumenti che andranno a gestirla e soprattutto come si andrà a superare il fattore dell'inquinamento salvaguardando i posti di lavoro.